che diventeranno annunciatori della salvezza. Ma ogni cristiano è chiamato per essere nel mondo annunciatore del Vangelo. Fratelli e sorelle, per celebrare pienamente questa Eucaristia, chiediamo Dio, come il profeta Isaia, di purificare le nostre lacrime e il nostro cuore. Signore, inviato del Padre, per liberare l'uomo dal peccato, abbi pietà di noi. Cristo, parola del Padre, per tutti i popoli, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, figlio prediletto del Padre, risorto nella gloria, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdona i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nel Padre di cielo. Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo, e dissi: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Poi io udì la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?» E io risposi: «Eccomi, manda me». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Cantiamo al Signore, grande la sua gloria. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore. Grande è la gloria del Signore. Cantiamo al Signore, grande la sua gloria. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. Cantiamo al Signore, grande la sua gloria.
dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale state salvi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato. A meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo tra tutti apparve anche a me, come un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Sono i nostri peccati. Come dicevamo nella piccola introduzione a questa celebrazione eucaristica, oggi la parola di Dio ci parla di storie di vocazione. Abbiamo sentito dalla prima lettura che ci parla della vocazione di Isaia, una forma un po' letterale. Avviene questa chiamata, lui non si sentiva pronto,
ma a un certo punto questo angelo purifica le sue labbra attraverso il carbone ardente e lui si sente pronto per annunciare la parola di Dio. Abbiamo sentito la seconda lettura, tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, dove parlando ai Corinzi descrive un po' come è avvenuta la sua vocazione. Lui si reputava nemmeno un apostolo, perché aveva perseguitato la Chiesa di Dio. E se voi avete ben presente l'episodio legato al martirio di Santo Stefano, tra quelli che approvavano la sua uccisione c'era Paolo. E poi sappiamo che sulla via di Damasco, quando sta per andare a arrestare altri cristiani, ha la svolta della sua vita e diventa praticamente il grande apostolo delle genti, che evangelizzerà tutta la parte del Mediterraneo. E troviamo questo brano di Vangelo. Il Vangelo di Luca ci presenta la chiamata di Pietro e dei primi apostoli. Avete sentito come è avvenuta la dinamica? Gesù chiede in prestito una barchetta per poter predicare. Si scosta da riva, parla alle folle. Conclusa questa predicazione, invita Pietro a pescare. E Pietro cosa dice? Abbiamo pescato tutta la notte, ma non abbiamo preso nulla. Ma sulla tua parola, fidandomi di te, farò quello che tu mi chiedi. Di solito la pesca avviene di notte. Se voi siete stati al mare e avete avuto modo di vedere all'alba, c'è il rientro di pescherecci. Di solito non si va a pescare in giorno. Eventualmente peschiamo nei nostri fossi qua attorno, in qualche laghetto, ma per pescare in mare bisogna andare di notte. E di giorno avviene questa pesca miracolosa. Addirittura per poter tirar fuori questa quantità di grossa di pesci, enorme di pesci, chiedono l'aiuto agli altri barconi. E di fronte a questa pesca miracolosa, Pietro cosa dice? Signore, allontanati da me che sono un peccatore, non sono degno di stare davanti a te, davanti alla tua presenza. E lo stupore avrà colpito tutti quelli che hanno collaborato a questa pesca. A un certo punto cosa dice Gesù al Signore? Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini, sceglierai delle persone, inviterai altre persone a seguirmi. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Pensate un po' alla vita di Pietro. Pietro era tranquillo quel giorno nel lago di Genezaret a pescare. Arriva Gesù, c'è la svolta della sua vita. E diventa, molla tutto, lascia tutto e diventa discepolo di Gesù, apostolo di Gesù. E dopo la sua professione di fede, Gesù gli dice, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E le porte degli inferi, del male, non prevarranno su di esso. E difatti, dopo la morte, la risurrezione di Gesù, dopo l'ascensione, cosa avviene? Si attende la Pentecoste, il giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo Pasqua, Pietro e gli altri ricevono lo Spirito Santo e hanno la forza di annunciare il Vangelo. E dalla Galilea, dalla Palestina, dove arriva Pietro a portare il Vangelo? Qui in Italia, a Roma. Da un incontro avvenuto in un lago, chissà se Pietro aveva immaginato che la conclusione della sua vita fosse in una terra straniera, a Roma. Non immaginare. Eppure, sulla tua parola, getterò la mia vita. E l'ha fatto. Se voi andate a Roma, vedete questa bellissima basilica di San Pietro, sotto, se voi avete la possibilità di andare alla Rotta Vaticana, potete vedere il sacello dove è contenuto il corpo di San Pietro. È diventato annunciatore del Vangelo. Ha portato il Vangelo in tutto il mondo. Quel tempo il mondo conosciuto era tutto il bacino del Mediterraneo e quindi è arrivato nella capitale del mondo, che era Roma, il cuore del mondo, dell'impero romano.
Da un incontro casuale, in un lago, la sua vita è finita a lungo. Nella forma del martirio. Voi sapete che Pietro è stato proprio giustiziato dove era, dove c'è adesso il Vaticano, era il Colle Vaticano, che era il giardino dell'imperatore Nero. E se qualcuno che ha i capelli bianchi, qualche anno fa, negli anni 50-60, c'era il famoso film Quo Vadis Domine, dove si racconta praticamente la vita di Pietro e come ha subito il martirio. E voi sapete che Pietro non è morto crocifisso come il Signore, ma a testa in giù. Perché? Perché lui aveva rinnegato il Signore per 3 volte. E allora non era degno di morire come il Maestro. E allora sceglie questa forma di crocifissione. Ma anche gli altri apostoli sono partiti dalla Palestina e sono andati in giro per il mondo conosciuto di allora. Addirittura, se andate a Santiago di Compostela, c'è la tomba di San Giacomo. Se andate verso l'India, trovate la tomba di Sant'Andrea. Pensate, 12 persone che hanno incontrato il Signore e poi hanno avuto la forza e il coraggio di annunciare il Vangelo nel mondo. E se voi ci pensate, siamo nel 2013, 10 febbraio 2013, in tutte le parti del mondo c'è una chiesa, un campanile, una croce. Quello vuol dire che il Vangelo è arrivato dappertutto. E anche là, in posti difficili, in zone dove c'è regna l'Islam, voi trovate la presenza dei cristiani. Addirittura in Cina, dove vige ancora l'ostilità nel confronto della religione, voi trovate dei cristiani che vivono nel nascondimento, nel silenzio, nelle catacombe, come i primi cristiani a Roma. Vedete, da un incontro, da l'invito di una pesca, è avvenuta la pesca miracolosa per il mondo intero. Da Pietro ai 12 fino a noi. Anche noi facciamo parte di questa pesca miracolosa. Siamo stati pescati, siamo stati scelti per pescare, siamo stati invitati a seguire il Signore e noi abbiamo risposto di sì. Non abbiamo avuto la fortuna di avere un invito diretto dal Signore, ma se ci pensate bene, qualcuno prima di noi ci ha trasmesso la fede. La fede è passata attraverso le generazioni di persone che hanno permesso di costruire questa chiesa qua. Tutte quelle persone che hanno avuto modo di venire a contatto con la fede attraverso la testimonianza di persone semplici, umili. E quante se ne sono succedute da Pietro fino ai giorni nostri. E anche noi siamo qui perché? Perché i nostri genitori hanno trasmesso la fede, come i genitori la trasmettono ai loro figli, in generazione in generazione. Quante persone sentono l'invito, o comunque viene offerto l'invito di diventare cristiano, poi nella libertà uno accetta o rifiuta, ma se uno accetta entra in contatto con Dio, entra in contatto con il Signore. E poi nei modi misteriosi il Signore ti porta in vie inaspettate, anche se poi tante volte nella nostra vita quotidiana, nel nostro vissuto, non vediamo la presenza del Signore, ma tutto quello che avviene nella nostra vita il Signore sapeva già. E anche la nostra fatica di essere fedeli al Vangelo, di essere fedeli al Signore, il Signore, Gesù lo sapeva già. Ma rispetta la nostra libertà, rispetta anche la nostra debolezza, anzi, sa qual è la nostra debolezza. Pietro l'ha rinnegato 3 volte, ma è diventato quello che è diventato, il primo Papa. Anche noi tante volte siamo mancati, ma se noi crediamo al Signore, tutta la nostra vita viene trasformata. E se manchiamo di qualcosa, non ci dobbiamo preoccupare. Dio non ha, il Signore non ha
i parametri umani, che mettono un'etichetta e finito lì. No, il Signore ti dà sempre una possibilità di riscattarti. Ha la pazienza per tutta la tua vita, ma al momento giusto Lui ti aiuta, ti fa scoprire la bellezza del Vangelo, la bellezza del suo incontro. E allora chiediamo al Signore di riscoprire la nostra fede. Voi sapete che in questo anno, siamo nell'anno della fede, iniziato lo scorso ottobre del 2012, che terminerà a novembre del 2013, quest'anno. Ecco, in questo anno della fede sarebbe bello riscoprire il momento in cui ho incontrato il Signore. E non lo sappiamo, non è stato il momento che il Signore è passato la nostra vita e noi abbiamo detto sì. Solo noi lo sappiamo, è il Signore. Ecco, questo anno sarebbe bello scoprire il momento decisivo che ci ha permesso di diventare adulti nella fede, diventare cristiani adulti. E quando è che è iniziata la nostra vocazione nel fonte battesimale? Attraverso quel battesimo chiesto dai nostri genitori, noi siamo diventati cristiani. E lì è iniziata la più bella avventura della nostra vita con Dio. Thank you.
sia gradito Dio, Padre onnipotente. Il pane e vino che hai creato, Signore, sostegno della nostra debolezza, diventino per noi il sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Amen. I nostri cuori. E diamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie ed alzare a te l'inno di benedizione di lode, Dio onnipotente ed eterno, del quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, il tuo impegno della vita immortale, poiché concediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito, nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e santi, cantiamo una sola voce, l'inno della tua gloria. A compiere il servizio sacerdotale
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Prendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto XVI, il nostro Arcivescovo di Onigi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in modo particolare del nostro fratello defunto, Cesare Mangiarotti, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammetti da godere la luce del tuo volto. Dio e tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che nel tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri genitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri dall'intubamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto a tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
Alle 17 la recita del Rosario e alle 17:30 la Santa Messa con l'imposizione delle cenere. Perché alle 17:30? Perché diamo possibilità anche ai ragazzi di venire a Messa, anche se poi domenica prossima nella Messa dopo la farò ancora l'imposizione delle cenere per chi non può, per quelli di cui veniva. Poi venerdì c'è la ricorrenza della Via Crucis, quindi alle ore 17 la tradizionale Via Crucis, e durante il periodo della Quaresima facciamo come gli ambrosiani, non c'è la messa, quindi la liturgica. Il Signore sia con voi, ti benedica l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificato il Signore.